Benvenuti amici di InfoCilento al 37° appuntamento con la rubrica Parola alle associazioni. Ogni settimana intervisteremo i presidenti o i rappresentanti delle associazioni e delle proloco del Cilento, Vallo di Diano e Alburni per scoprire tutte le novità sul loro operato. Potete ascoltare la rubrica Parole alle associazioni sulla sezione media di InfoCilento la domenica alle ore 11 e replica il lunedì alle ore 14, il martedì alle ore 20 e il sabato alle ore 18. Oggi siamo con il presidente dell'associazione Accademia Urban Defense System, Danilo Salvatori. Salve, grazie per aver accettato la nostra proposta. Buongiorno e grazie a lei. Allora, iniziamo subito. Quando è nata l'associazione Accademia UDS e perché? Allora, l'Accademia è nata nel 2017 perché io già mi occupavo precedentemente di difesa urbana e dopo anni di esperienza mi sono accorto con alcuni collaboratori che era arrivato il momento di lavorare non più sotto l'aspetto sportivo, ma di addentrarci nel sociale, quindi di prendere come riferimento quelle categorie che erano più deboli nei confronti della violenza urbana e quindi cercare di creare dei format speciali per queste categorie e quindi di lavorare a stretto contatto con loro. Ok, perfetto. E di cosa si occupa quindi l'Accademia principalmente? Allora, noi ci rivolgiamo a quelle categorie come possono essere gli adolescenti, quindi il problema nelle scuole del bullismo, sì. I commercianti, i portatori di handicap, ma soprattutto dal 2017 noi abbiamo creato un progetto, un format riguardante la violenza urbana e domestica verso le donne. Quindi noi collaboriamo con molti comuni interregionali, dove dal 2017 ad oggi sono circa 40 le amministrazioni comunali che stanno aderendo al nostro progetto. Quindi cerchiamo di fare dei percorsi di base dove cerchiamo di dare alle donne non più un discorso solo di difesa personale in caso di aggressione, ma proprio un discorso, un lavoro psicologico. Quindi cercare di far lavorare la donna da un punto di vista emozionale, far aumentare la propria autostima, certo. Cercare di lavorare contro lo stress che un'aggressione provoca nei confronti di una donna. Anche perché noi non vogliamo lavorare solo con le ragazze o le donne che già fanno sport, ma il 90% di quelle donne che fanno una vita normale, dalle casalinghe, che lavorano. Intanto è vero che la fascia di età va dai 13 ai 70 anni, quindi noi diamo una fascia molto ampia, perché è proprio un lavoro al 70% di natura mentale e psicologica e poi c'è un 30% fisico, che però non è tecnico marziale, ma è basato sull'istinto. Certo, ovviamente, soprattutto quella è la parte, anche forse la più importante, la parte emotiva, perché comunque se uno crolla emotivamente, crolla anche fisicamente. E a proposito di questo, diciamo che purtroppo il Covid ha portato anche molte violenze familiari e domestiche. Dopo diciamo la prima fase della pandemia, avete avuto più richieste da parte di donne che che hanno deciso di iscriversi ai vostri corsi? Allora, diciamo che no, nel senso che il numero delle richieste è rimasto pressappoco invariato rispetto ai dati che c'erano prima del Covid, anche se le statistiche dicono che l'aumento è stato molto esponenziale di violenze domestiche durante la fase Covid. Io ho scritto anche un libro che si chiama Ordinaria Follia, dove proprio spiego, dati anche alla mano, di come in Italia purtroppo da circa 3 anni a questa parte abbiamo un femminicidio ogni 3 giorni, sì. E un'aggressione verbale e fisica ogni 15 minuti. Quindi questo per capire come purtroppo il fenomeno sta dilagando, sta aumentando, e però devo dire che il problema di un riscontro invariato rispetto al periodo precedente Covid nasce soprattutto dal fatto che non c'è stato troppo tempo tra la prima e la seconda ondata. Diciamo che c'è stata l'estate di mezzo, quindi in estate, come lei ben sa, certo. Poca gente
aderisce ad attività pratiche. Sì. Poi noi abbiamo iniziato i primi di settembre, ma già a fine ottobre abbiamo dovuto sospendere, quindi non c'è stato, diciamo, a livello temporale la possibilità di fare in modo di ricevere maggiori aiuti. L'unica cosa l'abbiamo avuto dai comuni. Ecco, i comuni, devo dire che da maggio scorso ci hanno contattato, infatti da 20 che eravamo siamo arrivati subito a raddoppiare l'interesse per iniziare i percorsi. Bene, volevo parlarci proprio di questi percorsi che state organizzando. Ho notato che hanno aderito molti comuni del Cilento, Valle di Diano e Alburni. Vuole parlarci di questi corsi, di come si può partecipare, di cosa viene mostrato a questi, durante questa attività? Sì, allora noi tramite il nostro sito Facebook, il nostro profilo Facebook UDS Cali, Sì. pubblicizzeremo di continuo tramite le locandine, i manifesti, le date di presentazione e di inizio di tutti i percorsi che verranno in futuro. Noi attraverso la collaborazione attiva del Comune facciamo una presentazione nella loro aula consiliare dove spieghiamo proprio il percorso come si andrà ad operare. Sì. C'è soltanto un piccolo costo di iscrizione e di assicurazione dove verrà dato il libro appunto Ordinaria Follia in omaggio e dove ci abbiamo un grande aiuto collaborativo del comune stesso perché metterà a disposizione una sala comunale gratuita dove poter svolgere questo percorso. Il percorso è diviso in 3 step. Ognuno da 4 incontri, saranno 2 incontri settimanali di circa 2 ore, dove noi cerchiamo in ogni step di toccare un tasto fondamentale che riguarda appunto la prevenzione, perché noi non chiamiamo il corso di difesa, ma bensì di prevenzione, perché noi cerchiamo di fare in modo che la donna capisca già a priori la possibilità di essere soggetta a violenza. Quindi Certo. cerchiamo proprio di fare in modo che la donna non debba mai arrivare ad una situazione di aggressione vera e propria. E quindi per fare quello ci deve essere una predisposizione mentale, un'attenzione maggiore. E quindi noi cerchiamo passo dopo passo, incontro dopo incontro, di aumentare quelli che sono i rischi e quindi praticamente ecco, di far rivivere le possibilità di un tentativo di aggressione. Quindi io e i nostri collaboratori tecnici diciamo che lavoriamo come se fossimo dei veri e propri aggressori. Quindi Certo. questo è il nostro diciamo, lavoro. Quindi in realtà nell'arco di un anno sono 12 incontri che noi andremo a fare in ogni amministrazione comunale. Tenga presente che ci sono molti comuni che è già il terzo anno che stanno andando avanti perché poi dopo si crea un gruppo di persone di lavoro e che vogliono continuare perché più loro fanno pratica e più migliorano nella prevenzione. Certo, assolutamente. Diciamo che dovrebbe essere un po' obbligatorio farlo dappertutto e soprattutto nelle scuole perché insegnarlo alle ragazze giovani comunque credo che possa prevenire tantissime aggressioni che si sentono anche per molte ragazze che abitando fuori a causa per l'università, diciamo, tornano la sera tardi e purtroppo se ne sentono sempre, al giorno d'oggi se ne sentono comunque sempre notizie brutte, ecco. Sì, infatti tenga presente che noi proprio dal gennaio 2021 Sì. stiamo pensando proprio di collaborare comune-scuola, cioè fare in modo che le ragazze, soprattutto dai 14-15 anni in su, abbiano delle convenzioni maggiori per fare in modo che partecipano attivamente a questi percorsi. Quindi non separarli, ma bensì fare in modo che il mondo scolastico partecipi attivamente. Purtroppo la mattina noi facciamo già dei corsi per il bullismo, ma Sì. sono dei piccoli contributi che noi vogliamo dare all'interno delle classi ai ragazzi. Però, come diceva lei giustamente, il problema della violenza non può essere toccato con degli incontri spot una tantum, Certo. devono venire praticamente a frequentare. Quindi stiamo cercando con molti comuni di fare in modo che anche le scuole vengano sollecitate maggiormente a questo problema. Certo, direi che è una cosa davvero molto bella e soprattutto utile. Purtroppo, devo dire, al giorno d'oggi è una cosa molto importante di cui se ne parla, credo, a mio parere, ancora molto poco, visto Certo. i dati così ancora scoraggianti.
Avete detto prima che avete bloccato, avete sospeso i corsi. Come vi state organizzando? Sospesi direttamente oppure proponete qualcosa online, qualche video, come vi siete organizzati? Allora, noi con la prima chiusura, il primo lockdown primaverile, noi abbiamo, tramite WhatsApp, abbiamo cercato con i gruppi già esistenti di fare qualcosa di ripetizione. Però è difficile, in realtà, farlo in modalità internet. Il nostro lavoro di prevenzione al 90% è impossibile. Noi abbiamo bisogno del contatto con la persona, certo. C'è troppa dispersione e quindi abbiamo preferito in questo secondo semi lockdown sospendere completamente i corsi e fare in modo, sperando che da gennaio la situazione migliori a livello sociale, quindi cercare di correre un po' più velocemente, perché mentre prima noi facevamo un incontro settimanale, abbiamo deciso da gennaio di fare due incontri settimanali per recuperare questi due mesi che siamo stati fermi. Abbiamo preferito non andare in remoto perché abbiamo capito sulla prova di primavera scorsa che purtroppo non riuscivamo a dare quello che serviva alle donne, soprattutto a quelle donne che non avevano mai fatto il nostro percorso. Mentre per coloro che già ci conoscono, sanno, è una ripetizione che può essere anche importante, ma per le persone che erano la prima volta, farlo da lontano diventava molto molto difficile. Certo. E se qualche radioascoltatore di Infocilento volesse partecipare, iscriversi alla vostra accademia, può entrare a far parte della vostra associazione e se sì come? Allora, sicuramente, come dicevo prima, ci può contattare sui nostri canali Facebook che sono UDS Cali o la pagina Accademia UDS, mandarci un messaggio in privato. Dopodiché verrà contattato e in base alla zona gli verranno detti tutti i comuni vicino a lei che in realtà dovrebbero essere operativi per iniziare da gennaio. Ok, perfetto. Ultima domanda: perché è importante partecipare ai vostri corsi di difesa urbana? Perché noi riteniamo che la prevenzione sia una cosa fondamentale, perché molti pensano che la violenza sia soltanto la fase fisica di un'aggressione. In realtà noi cerchiamo proprio di dare una trasformazione mentale alla persona, in questo caso alla donna, anche per esempio nel mondo del lavoro, nel rapporto con gli altri, con il pubblico. Noi abbiamo parecchie donne che lavorano nella pubblica amministrazione, quindi hanno a che fare con i clienti. E a volte uno sguardo, un'offesa, una minaccia può creare in una donna che ha un carattere introverso, un carattere fragile, che già vive delle brutte esperienze o le ha vissute, si chiude in se stessa. E quindi colpa e vergogna non devono assolutamente far parte della vita quotidiana di una persona. Quindi secondo me è utile non tanto per apprendere dei piccoli concetti di via di fuga a livello fisico, quanto ad aumentare quella sorta di indipendenza, di capacità reattiva mentale. Non per niente il nostro format sulle donne l'abbiamo chiamato Vivi la tua libertà, proprio perché ogni persona, secondo me, deve essere libera di uscire, camminare. Tenga presente che noi, a differenza di tante altre organizzazioni concorrenziali, noi non lavoriamo in palestra, non lavoriamo con kimono, tute. Noi lavoriamo con l'abbigliamento quotidiano che ogni donna ha, perché secondo me se una donna ama usare i tacchi e le gonne deve lavorare con tacchi e gonne. Noi non dobbiamo creare un pregiudizio nel dire per riuscire nella difesa o nella prevenzione devi vestirti in un abbigliamento che lei non indosserà mai. Ecco perché vivi la tua libertà. E in più facciamo delle sedute diversificate, ovvero in mezzo alla strada, nel parco, addirittura nella sabbia, perché dobbiamo fare in modo che far capire che un esercizio di prevenzione può avvenire ovunque, non all'interno di una sala o nella propria abitazione. Si può essere aggrediti in un teatro, all'interno di un cinema, in mezzo al corso mentre c'è tanta gente, c'è la folla. Si può subire un tentativo di scippo. Ecco perché noi usiamo molto gli oggetti di uso comune. Quindi il mondo della prevenzione è un mondo molto vasto, che bisogna provarlo però in maniera libera,
come se si stesse vivendo la propria vita, perché io penso che la donna, per vincere le aggressioni e la violenza, deve in primis mentalmente essere tranquilla, deve avere un carattere. Ecco perché noi usiamo per esempio il body language americano nel teatro, ovvero l'uso dei sensi, perché sì, molti non lo sanno, ma i sensi sono quelli che determinano l'aspetto emotivo e caratteriale del nostro cervello, certo, in caso di anche di una semplice discussione. Quindi noi facciamo capire come la visione periferica, l'uso della voce, il tatto sono fondamentali quando per esempio si entra nel panico di un tentativo di aggressione. Quindi è un mondo molto vasto, ecco perché io consiglio a tutte le ragazze dai 12-13 anni di incominciare questo percorso, perché noi diciamo, attenzione, la prevenzione non deve essere la sostituzione della palestra, dello zumba, del ballo, di quello che piace, certo, perché sì. Noi, questo non è un piacere, in realtà noi vogliamo cercare in un anno, in 12 sedute minimo, di dare maggiore convinzione alla donna di essere un essere umano e di non essere trattato come da serie B rispetto all'uomo, perché altrimenti noi la violenza non la toglieremo mai dalla società, se continuiamo a pensare che la donna deve vivere sempre con la paura addosso di poter essere aggredita un giorno all'altro, solo perché è più debole fisicamente. La donna è più forte mentalmente, noi dobbiamo dargli quei mezzi per far sì che lo capisca e lo metta in pratica. Questo è quello che è il fine della nostra accademia. Assolutamente, è stato davvero molto esaustivo e ha detto davvero delle cose giuste che purtroppo al giorno d'oggi sono poco conosciute. E, io lo spero. No, assolutamente, ha detto davvero cose magnifiche e davvero reali, cioè purtroppo ci sta ancora al giorno d'oggi persone che hanno dei pregiudizi su una signora, una donna che va a lavorare con i tacchi piuttosto che con la minigonna, con una scollatura un po' più... purtroppo se ne deve ancora parlare e ancora tanto, perché se ne parla davvero molto poco. Io la ringrazio di essere stata in nostra compagnia, magari magari ci risentiamo non appena partono i corsi per poter organizzare un'altra intervista, e la ringrazio di essere stato qui con noi. Grazie a lei, arrivederci e buona giornata.